video improvvisato, quindi è domenica mattina, sono le 11 e abbiamo già preparato il pranzo, un bel sugo con le polpettine, eccetera, eccetera, quindi oggi stiamo a casa, non usciamo, non andiamo da nessuna parte. Ho deciso di farvi questo piccolo video, ma così proprio veramente improvvisato, vedete, non c'ho né trucco né parrucco, sono proprio come solo fatta la doccia. Allora, oggi sto preparando quindi un piccolo dessert e voglio farlo ve lo vedere come preparo, semplicemente così, senza nessuna preparazione. Quindi ho comprato una pasta a sablé, quindi in Italia si chiama una pasta frolla, che vado a fare un tarte aux pommes, cioè una tarta con le mele. Ok? Vi faccio vedere il proseguimento. Allora, questa è la tarte, quindi l'ho comprata già pronta, la pasta frolla, l'ho messa in una teglia, quindi ho fatto i buchini sopra con la forchetta e ci ho messa un po' di confettura di albicocche per renderla meno, diciamo, un po' più umida, diciamo così. Quindi ho messo 2-3 cucchiaini, vedete, di albicocca, confettura, metto ancora un po', mettete a vostro piacimento, se vi piace più umida, comunque anche solo con le mele va bene, se non avete la confettura non ci sono problemi. Comunque potete mettere confettura qualsiasi quella che volete, alla ciliegia, alla ciliegia, non lo so, alla pancia, come volete. Io proprio devo mettere questa. Ok. Il mio maritino mi ha già tagliato tutte le mele, quindi queste sono quattro mele medie, diciamo così, non tanto grandi. Quindi adesso vado a metterle così, vedete? Le sovrappongo una all'altro. Cerco di prendere più o meno tutte le stesse grandezze e faccio il giro di. Vedete? Così. Ok, vado avanti, ci vediamo dopo. E va, questo è il primo giro e adesso inizio il secondo giro. Sembra lo stesso modo. Vedete? Prendete più o meno le mele della stessa taglia, della stessa misura. Le più piccole si mettono più al centro. Così. Ecco qua, vedete? Messa tutte le mele. Adesso finisco con una spolverata di zucchero. Ecco, una spolveratina di zucchero. Poca, perché già la confettura è dolce. Se vi piace più dolce, mettete a vostro gusto. Ok. Allora, questo zucchero io l'ho messo profumata alla vaniglia. Peccato che non potete sentire l'odore, ma è una cosa di straordinario. Ho messo le bacche di vaniglia in uno scatolo di 1 chilo, in un contenitore. Ecco, forse si vedono pure qua un po' le vaniglie, non lo so se vedete, si vede un po' là, ci sta la vaniglia dentro. Allora, ho messo le bacche di vaniglia tagliate a pezzi, comunque una bacca di vaniglia che già mi sono servita. Invece di buttarla, l'ho messa in un contenitore con lo zucchero e vi posso garantire che lo zucchero è vanigliato, che è una cosa stupenda. Quindi mettete lo zucchero sopra. Allora, se avete la possibilità di comprare delle bacche, fatelo perché è un ottimo sistema per profumare lo zucchero, evitare di comprarlo. Adesso ci metto sopra, ci spolvero anche della cannella. Scusate, ecco. Cannella. Allora, io adoro la cannella sulle mele, profumatissima. Allora, io mi servo di questo, la metto qui e la spolvero. Allora, mettete la cannella a piacimento, cioè più vi piace e più vi mettetela, certo senza esagerare.
faccio così e la spolvero dappertutto. Io adoro la cannella, quindi mele e cannella è il mio pesce mignon, adoro. Quando cucini le mele cotte, sempre con la cannella, profuma tutta la casa ed è buonissima. Ok, riesco di mettere ancora un po'. Ok, finita. Allora, una volta fatto questo, lo metto in forno a 180, già acceso il forno a 180 e lo metto per una trentina, quarantina di minuti, dipende il forno, Io 30, 35 minuti, 40 penso che bastano, perché ho un forno ventilato. Se non avete un forno ventilato, lasciatelo un po' più, lasciatelo 50 minuti. Comunque, ognuno vede la cottura. Quando è bello dorato, si vede che sono cotte. Ci vediamo Eccola dopo. qua, la tarta alle mele è uscita dal forno, ci ho messo ancora un po' di confettura di albicocche sopra, leggermente. A me si è un po' bruciacchiata perché ho perso tempo a vedere un video e è bruciacchiata un pochettino, comunque non fa niente, è buona lo stessa. E ho messo ancora un po' di confettura, quindi di albicocche leggermente sopra per farla bella lucida. Questo è tutto, questo sarà il dessert della domenica. Allora, ragazzi, io vi auguro una buona domenica a tutti e alla prossima. Ciao!